non trovo condivisibile l'equazione arresto marra, dimissioni raggi. La riflessione politica che io farei è questa. Con l'elezione della Raggi immagino che i romani avessero voluto dare un segno di rottura e di cambiamento. Questa rottura, questo cambiamento e questa svolta non si è avvertita per nulla, perché in 7 mesi a Roma e nel Movimento 5 Stelle non si parla altro che di questione morale. Marra è stato fortemente voluto, prima nel gabinetto, poi ai vertici del personale, tutti sapevano chi è Marra, da dove proveniva, con chi aveva amministrato la città di Roma, c'erano stati servizi, quindi non si può dire che non si sapeva. Quindi negli atti iniziali dell'amministrazione Raggi e quindi del sostegno totale del Movimento 5 Stelle, compreso il direttorio, si è avvertito tutto tranne che il cambiamento rispetto al sistema. Quindi noi siamo, faccio una riflessione politica, non mi interessano le dimissioni, perché la Raggi è stata votata al popolo romano e sarà il popolo romano a decidere quello che si deve fare, la Raggi lo farà in autonomia, il Movimento 5 Stelle deciderà. Io sono orgoglioso di essere il sindaco di Napoli, che è un'esperienza autonoma, rivoluzionaria, contro il sistema, fuori dal sistema, che non fa il bla 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 della questione morale, come spesso sentiamo fare a Di Maio e Fico, ma la fa con i fatti. Poi loro decidessero qual è la fine della Raggi. Se lei mi chiede una valutazione come sindaco di Napoli, secondo me non si deve dimettere. Sala invece si è autosospeso e ha fatto bene. Beh, questa scelta francamente andrebbe spiegata perché cioè, non si comprendono le ragioni, perché è un'indagine nella fase preliminare. Lo stesso Sala dice che non sa perché è indagato, non ne conosce i motivi. L'autosospensione è una formula che non è che tanto giuridicamente sostenibile. Credo che un sindaco, se non ha nulla da nascondere, spiega ai cittadini di che cosa si tratta e va avanti. Se si autosospende, evidentemente avrà le sue ragioni. Anche qui, la Milano della moralità, la Milano, diciamo, del cambiamento, mi sembra essere un'altra volta travolta dalla questione morale. Quindi io non voglio dire, non voglio dare lezioni perché non mi appartiene questo, però siccome Napoli viene spesso bombardata, molto bombardata, vorrei ricordare che tra le tre grandi città d'Italia, Napoli è quella che con maggiore nettezza e con maggiore convinzione, senza ambiguità, si è schierata nella lotta alla corruzione, nella lotta alle mafie, per la questione morale con i fatti e non a parole. La legge Severino in questo caso non c'entra nulla, perché la Raggi viene arrestato per corruzione, uno dei suoi principali collaboratori che le ha fortemente voluto. Sala si autosospende, che è una formula che non c'è proprio nella legge Severino. A me cercarono di farmi fuori con la legge Severino e abbiamo fatto noi fuori a loro da un punto di vista politico. È un po' diversa la storia. Sì, no, io Ah. intendevo, lei ha avuto dei trascorsi giudiziari Ah. poco felici. Si sente di dare da questo punto di vista dei consigli a questi due sindaci? Vorrei anche correggere, io ho avuto dei trascorsi giudiziari molto felici perché ho fatto il magistrato con la schiena dritta e semmai sono le istituzioni che mi hanno fermato. Io ci tengo molto alla mia storia perché, sai, insomma, uno ci ha rimesso la toga di pubblico ministero per uno Stato profondamente ancora corrotto e intriso di criminalità organizzata. No, io non me la sento né di dare consigli né di fare valutazioni, sono storie molto diverse, quindi ho fatto la mia valutazione sulla Raggi, l'ho fatta su Sala, mi fermerei qua. 5 Stelle Ah, 5 PD, Stelle e si è PD? comportato meglio, insomma, in queste Ma non lo due. so, mi sembra che si fanno la lotta a chi più fa la scalata sulla questione immorale, mi sembra che ormai è una bella lotta. Complimenti, buoni auguri, auguri a loro.